Oh, buon pomeriggio, buona domenica soprattutto. A parte che devo mettermi gli occhiali perché non vedo una mazza, però li ho dimenticati. Di là poi andrò a prenderli. Quindi, già che siamo in ballo, balliamo allora. Si apre così il video di questa domenica. Pomeriggio 14 e 35 oramai. Barba rifinita dal barbiere, oggi c'è poco da fare, no? Vabbè, però io ci sono lo stesso. Il nostro appuntamento della domenica pomeriggio direi che è irrinunciabile, no? Oggi abbiamo gondolier, quindi gondoliera. Anzi, pronuncia proprio un po' più francese, parigina. Poi non so se c'è qualche parigino, ma lo può dire lui come si pronuncia gondolier, gondolier, un po' con la A finale. Te capì? Phoenix. Il sapone di oggi, con la base vegetale, uno tra i migliori al mondo, Phoenix. Gondolier. Ci vuole il caffè, però. A parte che ci vogliono gli occhiali perché prima del caffè. Comunque io vado ad armare Mule R89. Ho ripristinato il microfono, forse c'è un po' di rumore di fondo perché era in emotivi. No, siccome si era annacquato la settimana scorsa, qui abbiamo una Derby Extra. L'ultima della scatoletta, tra l'altro. E finiscono anche le derby comunque. Dicevo, più il microfono è sensibile, più quando succede qualcosa poi si rovina, insomma. Cosa vuoi fare? Ma questo qualsiasi microfono, quindi se c'è rumore di fondo, scusatemi, ma tant'è che o cambio il microfono. Però i microfoni costano. Te capì? Mule R89, quindi. E io ho la barba. E il Dilerni ha la barba. Però si mostra con i rasoi di sicurezza. Io direi di andare a prendere gli occhiali prima di tutto, occhiali di caffè. Montiamo il soap con questo Simpson. Stavo dicendo per qualche ragione Trafalgar. Ve lo ricordate il Trafalgar T3? Beh, questo è invece il Chubby 2 Synth. Era carino però il Trafalgar. Le intrighe di Simpson per quanto riguarda i sintetici, e non è male il Simpson Trafalgar. Dov'è che è? Dove è locato? Fammi vedere dove sei, Trafalgar. Era questo il Trafalgar. C'era pure un capello sopra. Trafalgar, sì, beh, vediamo la differenza. Trova le differenze. C'è pure il mio ciuffo in mezzo. E allora, è più bello Simpson Chubby 2. A distanza di tempo si vede subito il ciuffo di Chubby 2 Synth. Vado a farmi il caffè e prendere gli occhiali, però. Si vede subito. Allora, occhiali. Ma dove sono? Eccoli qua.
sono dovuto andare nell'altra parte dell'appartamento, quindi poi aspettate che devo venire di là in bagno perché ho perso il contatto. Ah, eccola qua la tazzina che avevo preso, e tazzina l'ho presa ma mi mancava il barilotto, mi mancava il barilotto di Illy Caffè. Ho comprato un nuovo caffè che mi deve arrivare, quindi sabato prossimo, domenica prossima proveremo la moca, quindi con questo caffè da macinare addirittura, ma io ho il macinino, quindi ho un macinino Gaggia dove regola anche il grado di macinatura del caffè. Ed ecco qui. Bene, finalmente il caffè è pronto. Intanto i minuti vanno avanti e direi che vi fa perdere tempo, eh? E non inizia mai questa rasatura. Però me l'ha fatta bene la barba. Io ho chiesto di non rasarmela sotto, sui confini, per lasciare spazio alla nostra immaginazione, perché così facciamo noi i confini, no? Gondolier, gondolier. Sembra buono questo Illy. Niente, andiamo a vederlo questo gondolier, che non apro da diverso tempo ormai. Questa da dove l'avevo preso? Ah, me l'aveva spedito al Mirava. Questo è diventato un hard soap oramai, non è più prelevabile con le dita, e allora che fare? E allora, che profumo, lo prelevo dalla confezione. Veramente un buon profumo. Phoenix è molto caro, però li vale. Profumazione di profuma di Venezia, profumazione elegante. Fiori freschi, anche qualche nota di lavanda. Attendo che il sapone si prelevi, cioè assorba l'umidità, perché poi quest'acqua che ho inserito servirà proprio al sapone a rigenerarsi. E niente, devo aspettare un attimo. Potevo metterlo prima, no? Ma ho fatto bene a scegliere questo Lilac Vegetal, di Pinot Gondolier. Sono due proprio fragranze che ci stanno bene insieme, mi pare. Avevo anche l'aftershave Gondolier, ma chi lo trova più? Allora, io vado in prelevamento sapone
Con questo Trafalgar, so, c'avevi due Sint. Nel frattempo è partito anche il riscaldamento. Allora, intanto devo stare attento a non bagnare nuovamente il microfono, perché altrimenti errare è umano, ma sarebbe diabolico perseverare. Già ho quasi centrato nuovamente il microfono e si vede che non è il suo posto quello. Questa prima fase, vediamo. Io sto attento, però. Purtroppo sto anche diventando vecchio, quindi c'è anche questo fattore. Il fattore anzianità. R89, quindi linea piuttosto precisa, piuttosto, non perfetta, piuttosto precisa. Barbiere comunque mi ha detto che le linee erano ben tenute. Credo.
le facciamo tutte le settimane. Allora, qua in alto io devo stare molto attento perché devo stare veramente attento perché altrimenti mi si rovina il... la linea di confine, quindi a parte che starò sopra la linea di confine, basta, sono rimasto sopra, eh. Basta così. Sì. Sì, non voglio assolutamente scendere perché mi serve. Adesso risciacquo il Simpson Chubby 2 che ha fatto un egregio lavoro. Nel frattempo con lo scorrimento dell'acqua ho anche riempito la ciotola, così lascio in ammollo il pennello, così non sprechiamo nemmeno l'acqua di risciacquo che si laverà da solo, si discioglie da solo. Adesso vado a prendere lo shampoo, vedete che sono anche in risparmio d'acqua, ma non perché voglio risparmiare io, perché il messaggio video deve essere quello del risparmio, del non sprecare. Quello che rimane nella confezione lo lasciamo, sciacquo solamente fuori, gondolie e basta. Questo lo posso richiudere perché non serve più. L'umidità residua all'interno servirà a mantenere il sapone. Vado a prendere uno shampoo per la barba. Un'altra mezza dozzina di prodotti, oggi c'è una mezza dozzina di prodotti, eh. Qui abbiamo 7 potions e ce n'è di roba, eh. Per la cura della barba non si scherza affatto. Allora vediamo. Cura della barba, quindi. Allora, 7 potions per uno shampoo
Ottimo questo 7 Potions. Vediamo. Una bella rinvigorita, con la barba appena confinata e appena tagliata. Rifinita dal barbiere. Ci sarà un video poi su questo barbiere. Possiamo risciacquare. Un'acqua necessaria. Già che c'ero, mi sono anche sciacquato il viso. Ho messo praticamente la testa nel lavandino. Ma che barba, oh. E non ce n'è, la barba è una gran cosa, ragazzi. L'ho rasata per anni, però è tanta roba la barba. Allora, qui mettiamo 7 Potions Bird Oil, che mi sa che ho utilizzato già settimana scorsa. Aspetta però, perché prendere l'olio? Oh, il balsamo in frigorifero. Che vorrei. Eccolo qua. Oh, il balsamo. Scusate, imbalsamiamoci. Balsamo 7 Potion è tanta roba, eh. Bird Balm. Sempre con la sua tonalità, questo è duro, è diventato, si è praticamente solidificato perché nel frigorifero, però in estate diventava fondamentale. Adesso lo scaldo i polpastrelli. Vado a inserirlo all'interno della barba. Fino a raggiungere la morbidezza desiderata. Massaggio, eh? Tanta roba il 7 Potions.
Benissimo. Risciacquo le mani. Ma che roba? Non ho finito, voglio. Questo è il bello della rasatura tradizionale, uno fa tutto, no? Toilettatura. Poi abbiamo questo in a second, la fiala di ieri, che ho utilizzato ieri sera, e che è in quantità piuttosto generose, vado nuovamente a riutilizzare, così facciamo il contorno occhi. Fronte, fiala con acido ialuronico, quindi siamo anche sul collo, è piuttosto gelatinoso, infatti fa un po' fatica a scendere, ma scende. Questo è un prodotto di alta cosmesi, eh? Alta cosmesi, sì. Contorno occhi, guance, ce n'è ancora, eh? E potete utilizzare una fiala 2-3 volte, insomma. E mettetela una fiala ogni tanto, è un po' come farsi una risata, no? Se no siamo sempre tristi. E così anche questa sessione di bellezza pelle l'abbiamo fatta, no? E se interveniamo, non dico quotidianamente, ma ogni settimana così, i nostri 50 anni, io ne ho 51, si vedono un po' meno, no? Te capì? Adesso manca l'aftershave, il lilac Pinot, lilac vegetal. Io non lo strofino sulle mani, se no mi rimane sulla mano, non ha senso. Non è una critica verso chi lo strofina sulle mani, però va sprecato, secondo me, poi, no? Adesso quello che avanza me lo tengo sulle mani, così ho le mani profumate di lilac, di lilac in voglia, te capì? Basta, io sono a posto, non l'ho messo sul viso perché mi sono messo la fiala, mica mi vado a mettere l'aftershave, però sulla barba si sentirà questo aroma di vegetale, deve piacere però, perché lì là non è che trovi quello a cui piace il lilac. Bene, anche questo video confinatura
termina con, intanto sono nel loculo, termina con questo gondolier. Ditemi voi come si pronuncia gondolier. Com'è? Come può essere una pronuncia francese gondolier? Il gondolier. Molto figo questo Phoenix. Noi ci vedremo, intanto grazie per la visione di questo video, noi ci vedremo mercoledì per una puntata sull'irritazione da cambio rasoio. Si ritorna a un argomento tecnico per rasatura, quindi proprio specifico e direi che bibbia del nostro settore. Spero vi possa interessare, sicuramente ci interesserà, perché comunque ho sentito anche una persona che aveva appunto bisogno di questo suggerimento e ho fatto addirittura un video ad hoc, oltre ad avergli inviato la risposta, ho detto ciao, aspetta che facciamo anche un video ad hoc, così può servire a più persone. Quindi vi auguro buona domenica. Spero il microfono si senta, ma vedo nel piccolo monitor, vedo il V-meter, che così si dovrebbe chiamare, il V-meter del microfono, che funziona in stereo, quindi dovrebbe andare. Non ha dei picchi massimi, però dovrebbe funzionare abbastanza bene. Adesso vediamo quando adesso sto vedendo il video, se dovrò prendere un altro microfono o meno. Vi auguro buona domenica, 1, 2, 3, clic, perché il telecomando va a saturare il video, a spegnerlo. Ci vediamo mercoledì. Ciao ragazzi, grazie per la visione. 1, 2, 3, 2, 1.